pomeriggio, grazie per aver raccolto l'invito dell'amministrazione comunale, che ovviamente conferma l'importanza che stiamo vivendo in questa città, una svolta storica, perché stiamo sostanzialmente passando dalla mobilità selvaggia a quella sostenibile, ci stiamo adeguando a quello che avviene in tutte le città d'Italia e d'Europa, dal car sharing al bike sharing al tram al ZTL, che sono uno strumento necessario per migliorare la qualità dell'ambiente e per tutelare la salute dei cittadini. È un'operazione ovviamente che incontra resistenze culturali, non tutti sono pronti a... Intanto vorrei dire, nella distinzione dei ruoli, l'amministrazione comunale, convinta dell'importanza culturale di questa scelta, che sta dentro un quadro organico che prevede il tram, le zone pedonali, il car sharing, il bike sharing, la tutela della salute dei cittadini, ha pensato che per effetto di un ritardo nel funzionamento tecnico del sistema di pagamento online fosse necessario provvedere a un rinvio al 15 di aprile. Ho dato disposizione al dirigente, il dirigente ha provveduto questa mattina ad emettere la propria determina ordinanza dirigenziale che sposta di 15 giorni sostanzialmente la decorrenza dell'entrata in vigore del ZTL. Abbiamo appreso adesso dall'agenzia di stampa che il presidente della sessione del TAR avrebbe, in audita altra parte, quindi senza contraddittorio, avrebbe sostanzialmente deciso di sospendere fino al 6 di aprile, quando il collegio deciderà sull'istanza di sospensiva. Una scelta tecnica processuale, la nostra una scelta tecnica logistica politica, quindi io credo che c'è una oggettiva sintonia tra quello che il Comune ha scelto senza conoscere la decisione del TAR e quello che il TAR ha deciso, ritengo, senza conoscere la decisione. Tutti i pass hanno validità di 15 giorni in avanti, quindi chi lo fa il 7, l'8, il 5, il 10, il 12 decorre dal 15, chi l'ha fatto prima decorre dal 15.